Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Palace Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Cesare Donati si apprestano a raccontarvi il Raimond Sassa di Carpi e la 20ª giornata della Serie A Gold, con le squadre intente a salutarsi al centro del terreno di gioco. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla Carpi di Davide Serafini, che è arrivata in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 4 c'è Ajub Meiri, col 6 Samuele Serafini, col 7 Daniele Soria, col 9 Sebastian Carabulea, col 10 Krešnik Kasa, con l'11 Alex Coppola, con il 12 Selmi Aifrey, col 18 Sama Aifrey, col 19 Enrico Dall'Olio, col 29 Marco Beltrami, col 30 Gabriele Sortino e col 34 Francesco Ceccarini. Per quello che riguarda invece la squadra guidata da Francisco Javier e Kisoaina Zanza, con il numero 1 c'è Marco Spanu, col 4 Enrico Aldini, col 5 Giovanni Nardin, col 6 Riccardo Carta, col 7 Alberto Mura, con l'8 Leo Cherin, col 9 Rodolfo De Oliveira, con l'11 Umberto Bronzo, col 13 Andrea De Logu, col 15 Damir Alilkovic, col 17 Matteo Bomboi, col 18 Alessandro Pintori, col 21 Giovanni Del Rio, col 22 Valerio San Paolo, col 23 Josip Gurbavac, col 24 Atema Buda e col 33 Bruno Brzic. Sassari che è quinta in classifica, staccata di due lunghezze dalla quarta posizione, l'ultima valevole per l'accesso ai playoff, attualmente occupata da Fasano che ha 27 punti ma una partita da recuperare, ovvero quella contro Rubiera. Carpi invece occupa il quart'ultimo posto e prova a rimanere agganciata al treno che vale la salvezza senza la disputa dei play-out. Sassari che ha vinto 7 delle 9 partite disputate su questo terreno di gioco, perdendo in due circostanze, mentre Carpi ha vinto solo una volta lontana dal terreno di gioco amico. Squadra di Serafini che ha 7 punti in classifica, 3 vittorie, 1 pareggio e 15 sconfitte. Per la Raimond 25 punti, 12 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Nelle altre partite di giornata: Bolzano Pressano, Merano Campus Italia, Fondi Conversano, Rubiera Romagna, Brixen Siracusa e Fasano Cassano Magnago. È arrivato il primo fischio dei direttori di gara, che sono Fato e Guarini. Carpi che nel corso di questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione: maglia rossa con piccoli inserti bianchi e pantaloncini bianchi, maglia rosso-blu e pantaloncini blu invece per la squadra di casa, che si deve difendere dal primo attacco di Carpi, che passa ora per le mani di Coppola. Servito casa. Mette palla per terra il numero 10, poi il tentativo di andare dal pivot Meiri. Arrivato l'intervento arbitrale a concedere una nuova opportunità in attacco a Carpi. Coppola da Ceccarini. Meiri per casa, si alza ai 10 metri. Spanu incastra la palla per terra con il piede sinistro, prova a correre Sassari, lo fa con Gurbavac. Kerin va a pasticciare, prima palla persa per la Raimond, primi attacchi uno per parte che non hanno portato segnature. Punteggio dunque di 0-0 quando è andato via il primo minuto e mezzo scarso nel corso di questo primo tempo. Meiri, Coppola, casa. Sassari che difende con i piedi sulla linea dei 6 metri. Meiri, Coppola, prova a disorientare Bronzo, ancora Meiri accompagnato verso l'esterno da Alilkovic, risale dall'ala, tira e colpisce il palo Ceccarini, scappa via Nardin che conta i passi, dà un'occhiata all'estremo difensore ospite e lo trafigge. Primo gol della partita firmato da Giovanni Nardin, l'83esimo nel suo campionato. Gli risponde immediatamente l'ex Ego Siena Krešnik Kasa. Botta e risposta dunque tra Sassari e Carpi. Amudà prova a mettersi in proprio, arriva un po' tardivo l'aiuto difensivo di Meiri che mette la mano sull'avambraccio del giocatore tunisino, intervento che dà origine al primo 7 metri della partita, che sarà battuto dallo stesso nazionale tunisino.
che ora va al duello individuale con Sama. Aifrey, la finta di Amudà che non sbaglia, 2-1 Sassari. Amudà che si avvicina a quota 50 in campionato. Casa, su di lui Kerin, palla allargata per Ceccarini che prende la mira e incastra il pallone sotto l'incrocio dei pali. Ritmi alti in questo avvio, risponde immediatamente Gurbavac, neanche il tempo di annotare il gol di Ceccarini che è arrivato, quello del giocatore nato a Ljubuško in Bosnia nel 1994. Casa, Coppola, Meiri, palla che circola ancora distante dalla linea tratteggiata dei 9 metri. Meiri, Coppola, Beltrami, Casa, cerca il secondo palo e va a trovare il secondo gol della sua partita. Gurbavac avanza in palleggio, il taglio di Nardini ignorato, Amudà da Kerin, prova a liberarsi di Casa, lo fa, tiro deviato da Aifrey sulla traversa. Carpi con la palla in mano per mettere la testa avanti, il palleggio di Coppola, l'anticipo di Kerin, la fuga di Bronzo che ha tutto il tempo per dare un'occhiata a Aifrey e batterlo, facendo 100 in campionato, tripla cifra per l'altro ex Siena al pari di Krešnik Casa, ovvero Umberto Bronzo. Casa, Sortino a scambiare con Casa, Meiri, se la palleggiano, 4-10, ancora Casa, il palleggio, prova il cambio di direzione contro Bronzo e va alla caccia di uno sfondamento che non trova. Casa libera un quarto di campo Sortino, il tiro di Casa stavolta non trova la porta di Spanu che mantiene la porta inviolata in questo possesso offensivo di Carpi senza che ci sia bisogno di un intervento. Kerin per Amudà, prova a prendere posizione a Lilkovic, poi Kerin, 5 gol di Sassari, 5 marcatori diversi. Da ripetere la rimessa in gioco di Carpi. E allora Beltrami, Coppola, Casa, Sortino. Meiri, Coppola. Continua con la 6-0 e Kisoin. Coppola, Casa, Meiri, sale dall'ala Ceccarini, incrocio, poi si va da Coppola, tiro che scheggia il palo. Sassari con la palla in mano per doppiare Carpi. Nardin, Amudà, Gurbavac, Kerin. Gurbavac e Amudà scambiano pallone e due chiacchiere, poi Kerin, ancora Gurbavac, prova a liberarsi nelle attenzioni della difesa e poi Alilkovic con il ricamo che vale il 6-3. Casa, Coppola, si va da Sortino, para Spanu e Kisoin vuole cavalcare il momento positivo, il palleggio di Gurbavac. Gli mette le mani addosso Coppola. Kerin, Gurbavac, parte da lontano Amudà. Kerin, Gurbavac, eccolo Amudà, sfida Coppola, va da Gurbavac, palla allargata da Kerin con la manona a sinistra ai Frey. Coppola, corre Meiri, battuto a Lilkovic, tiro che scheggia il palo esterno,
ma viziato dall'intervento irregolare della difesa. È arrivato un 2 minuti per Atema Mudà. Carpi che può tornare sul meno 2 con il tentativo dai 7 metri di Coppola. Miglior marcatore di Carpi a quota 102. Arbitro che va a scambiare due chiacchiere con Kiswahin, forse non troppo convinto dalla bontà della sua decisione. Ora Coppola contro Spanu dai 7 metri. Va Coppola e si iscrive a referto. 6-4, 7-38 giocati. Nardin, Gurbavac, Brzic, Kerin, Bronzo, Brzic, Gurbavac, Kerin, Brzic, Alilković, Kerin, Gurbavac, ancora Brzic, la lascia lì per Kerin che fa lo stesso con Gurbavac che cerca il secondo palo, trova solo il fondo del campo. Casa, Sortino, palla di ritorno per il 10, campo per Daniele Soria che scarica per Coppola e va a posizionarsi sui 6 metri, doppio pivot, l'altro è Beltrami. Casa dai 9 metri allarga bene sull'ala destra, bell'attacco qui di Carpi che sfrutta la superiorità numerica e segna il secondo gol. Francesco Ceccarini, gol numero 5 di squadra per Carpi, meno 1 per la squadra di Serafini. Gurbavac, Brzic, Kerin, Brzic, ricezione negata da Meiri per Gurbavac almeno in un primo momento. Kerin, Gurbavac prova ad aumentare il ritmo della circolazione sassari. Brzic con Gurbavac, arriva il fallo della difesa, 9 metri per la Raimond, lo batte Alilković. Gurbavac blocca l'ex Bolzano che poi va a terra con troppa facilità, giudizio del duo arbitrale. Prova a correre Coppola, tiro che pareva inizialmente forzato ma trova il fondo della rete e ha ragione lui. Pari 6, 3-0 di parziale aperto per Carpi. Amuda, Gurbavac, Kerin, Bronzo, si muove Alilković tra secondo e terzo. Ora Gurbavac per Kerin, sale il pivot. Amuda sfida Coppola, poi anticipa il tempo del tiro, la parata di Eifrey. Sassari che rientra discretamente, forza a casa, para Spanu. Gurbavac, Sassari che scollina oltre la metà campo, Gurbavac in palleggio, si aprono le maglie difensive di Carpi. Gurbavac è lì per approfittarne. Alilković forte su Sortino che aveva inizialmente sfruttato il vantaggio in termini di rapidità. Sassari che si riposiziona in difesa, attacca Carpi con Coppola. Casa, Coppola, Meiri, muovono palla centrale terzini di Carpi. Casa, Coppola, Meiri, Coppola, ancora Casa, va a colpire il palo, raccoglie Kerin, chiama palla e riceve Amuda. Corre Gurbavac, ancora spazio centrale, Gurbavac si divora l'8-6. Allora la palla lunga per Sortino che controlla con la mano mancina, poi tira di destro, 7 pari. Bronzo, Gurbavac,
Kerin. Amuda. Apertissimi sulle ali. Nardine Bronzo. Alilkovic per Kerin. Ora Amuda. Mette palla per terra. Esce forte Coppola. Allora Kerin cerca spazio per tirare dai 9. Spinto a terra. 2 minuti Beltrami. Undici e 58 andati via nel primo tempo. 9 metri a Lilkovic. Gurbavac cerca Nardin, trova le mani di Ceccarini. Rimessa Raimond, già battuta. Amuda, Gurbavac blocca Lilkovic, sale Gurbavac a bersaglio. Casa, Sortino, Coppola, è tornato Soria, giovane pivot classe 2003, ora riceve Meiri, ex Esperance de Tunis, Stade Tunisien, tunisino classe 98, Ajoub Meiri. Casa va proprio da lui. Serafini. Soria. Casa. Lavora per lui proprio Serafini. Pallone recuperato da Lilkovic. La porta è vuota. Bronzo sbaglia clamorosamente. Punteggio che rimane sull'8-7. Un po' troppa fretta, un po' troppa sufficienza in questa conclusione di Umberto Bronzo. Attacca ancora con l'extra player Carpi. Serafini, Soria, Meiri, Casa. Trattenuta di Kerin, pizzicato dall'arbitro. E va a redarguirlo. Semplice 9 metri battuto la Soria. Serafini ha scambiato con Meiri. Soia, Meiri per Casa, ancora forte Kerin, si apre spazio per Serafini. Bronzo a terra, Serafini a gonfiare la rete per il gol dell'8 pari. Sassari che prende tempo mentre Muda lega la scarpa. Gurbavac, Kerin, taglia sui 6 metri Nardin, pallone per Gurbavac. Kerin dai 10 metri, forte ma centrale, ai frei non trattiene, raccoglie Bronzo, secondo errore non da Bronzo, di Bronzo. Serafini, Casa, Coppola da Ceccarini, Serafini scambia con Casa, ora Coppola dentro il campo. Serafini dai 10 metri sfrutta tutti i centimetri di cui dispone. Vantaggio Carpi immediatamente annullato da Lilkovic. 9 pari quando siamo entrati da 15 secondi nella seconda metà del primo tempo. Coppola, Casa, Serafini. Ancora il numero 6, stavolta Kerin fa un passo avanti, allora si va da Casa e trova il gol sul secondo palo. Continua a segnare con continuità Carpi. Amuda si libera dell'avversario, va da Nardin, secondo per Nardin. Si continua sui binari dell'equilibrio al Palasantoru. Casa,
si muove e riceve Soria e trova un bel gol. Ricezione e tiro praticamente in un solo movimento per evitare l'invasione. Gerbavaz, palla un po' alta per Bronzo che deve saltare per controllarla e quindi non ha tempo per tirare. Gerbavaz a Lilković, 11 pari. Sortino, Casa, Serafini. Inizio di partita decisamente positivo per il prodotto del settore giovanile di Modena. Ancora lui per Coppola, poi Casa, cercato e trovato Soria, battuto San Paolo che nel frattempo è entrato per difendere i pali dalla porta della Raimond. E Chisoin chiama timeout con i suoi sotto di 1, 16-50, 11-12 al Pala Santoru. Timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Tre gol di Alilković, Gerbavaz e Krešnik Casa, questi migliori realizzatori di questi 17 minuti scarsi che si sono giocati al Pala Santoro di Sassari. Raimond 11, Carpi 12, questo è il risultato con il quale le due contendenti tornano sul terreno di gioco. E noi a raccontarvi l'uscita dal timeout degli uomini di Zupo e Chisoin, Gerbavaz, Amuda, Nardin, Kerin, Gerbavaz, Amuda, dentro il campo Nardin, servito da Gerbavaz, poi Kerin, palleggio di Gerbavaz, blocca per lui Nardin, Kerin cerca Bronzo, ancora Gerbavaz per Amuda che prova a sfidare Ceccarini, tira sopra le sue braccia e batte ai frei. Secondo gol di giornata per Atema Amuda. È ristabilita la parità, stavolta quota 12. Casa, Coppola, Serafini, Serafini spintonato da Kerin. Amuda cerca lo sfondamento senza trovarlo, dai 9 Soria, Serafini, Coppola, Casa, ancora Coppola. Entra dentro il campo Ceccarini che fa saltare la difesa, poi si dimentica il pallone, può correre Sassari. Bronzo imbeccato da Alilković, stavolta non sbaglia. Contatto poi con Aifrey, si tocca il volto Umberto Bronzo. Partita che si ferma 13-12 al Pala Santoru. Dopo avervi ricordato in apertura di telecronaca quelle che sono le altre gare di giornata, andiamo a darvi lettura della classifica al momento, con Brixen in vetta con 35 punti, con Versano 29, Merano 28, Fasano 27, Sassari e Pressano 25, Bolzano 22, Cassano 21, Siracusa 15, Fondi 12, Carpi 7, Campus Italia 5, Rubiera e Romagna 4. Fasano e Rubiera devono recuperare una partita. Bronzo sta bene, si può tornare a giocare. Soria da Serafini, da Coppola a Ceccarini. Casa, Serafini, Coppola, palleggio del numero 6,
poi Coppola per Ceccarini, ancora a casa, esce forte Alilkovic, casa deve forzare, ha parato San Paolo, ma prima il fallo sul terzino, classe 2001, a cui mancano due gol per fare quota 100, nonostante sia ben distante dalla pensione. E ora 7 metri per Carpi, fermato Coppola. Per il tentativo di trasformazione Francesco Ceccarini alla ex Casalgrande Benevento, a sfidare con la sua mano mancina Valerio San Paolo e a trafiggerlo. Bronzo, Kerin, è tornato Brzic, Gurbavas, Brzic, taglio di Bronzo, Kerin da Brzic, Gurbavas dai 9, si alza, serve Kerin che gli rende il pallone dai 6 metri, Josip Gurbavas, e diventa in solitaria il miglior realizzatore della partita, 4 i suoi gol, 1 di vantaggio per la Raimond. Casa prova a fare passare il pallone là dove non c'è spazio, arriva per fortuna di Carpi l'intervento arbitrale per il fallo subito a Soria, proprio dalle sue mani riparte la gara. Casa, Serafini, Coppola e viceversa. Casa, Coppola, si aprono le maglie difensive di Sassari, tiro sul primo palo neutralizzato da San Paolo, Gurbavas da Nardin, si scansa Ceccarini, para i Frey, continua il periodo un po' così al tiro per Giovanni Nardin, quale ingenuità di Carpi che butta via il pallone, bronzo per Alilkovic, la girella del pivot della Raimond, doppio vantaggio per gli uomini di Echisoain. Qui Kerin si fa sentire su Coppola, al tiro Serafini, fallo Alilkovic, nove metri per Carpi, torna a Mudà con Alilkovic che va a rifiatare in panchina. 21-14, due gol di vantaggio per la squadra, ora in difesa Serafini, Casa, time out stavolta per la formazione ospite, e allora pausa in campo, pausa anche per noi. Minuti e 43 secondi all'intervallo al Pala Santoro, Raimond avanti con il punteggio di 15-13, si ripartirà dai 10 metri dalle mani di Soria. Casa per Coppola, Serafini, Sortino, Serafini, sotto passivo l'attacco di Carpi che deve tirare, bronzo aggressivo su Casa.
deve tirare Carpi, servito Casa, legnata di bronzo. Gioco che si ferma per asciugare il terreno di gioco. Caduta di Casa che ha macchiato, se così si può dire, il Taraflex del Pala Santoro. Per Sassari 4 di Alilkovic, altrettanti di Gurbavaz, 2 a testa per Nardin, bronzo e Amudà, 1 per Kerin. In casa Carpi 3 di Casa e Ceccarini, 2 per Serafini, Solia e Coppola, 1 per Sortino. Questi i realizzatori di questo Raymond Carpi, in un déjà vu di quanto accaduto pochi secondi fa. Il 9 metri si alza a Casa, colpito Gurbavaz, rimessa Carpi. Anzi, la palla forse è rimasta in campo, tira Soria, para San Paolo. Fallo della difesa. E ancora alto il braccio degli arbitri, Casa dai 10, colpito al volto Kerin. Brzic chiede il 2 minuti per il tiro di Casa che ha colpito Kerin al volto. Arbitri che vanno a spiegare che Kerin è stato centrato dopo aver saltato, quindi non era le intenzioni del terzino colpirlo. Ci ha provato Bruno Brzic. Squadre che rimangono in parità numerica. Gurbavaz, Brzic, Kerin, Brzic, Gurbavaz, Brzic, Kerin, ancora Gurbavaz, cercato Alilkovic, legge bene la difesa di Carpi, Alilkovic preserva la rimessa al lato. Brzic, trovato Nardin, più 3 Sassari, gol di Giovanni Nardin. Campo per Carabulea, ex giocatore del Campus Italia, giovanissimo terzino, classe 2004, 46 le sue reti fino a questo momento. Sassari che ritrova 3 gol di vantaggio a memoria dopo il 6-3 di inizio partita. Casa prova a ridurre il gap, fa saltare la difesa, finisce per buttare via il pallone. Brzic, torna Alilkovic, esce Amudà. Brzic, Kerin, solito taglio di Nardin, buca l'anticipo Ceccarini, allora c'è tanto spazio, troppo spazio per Gurbavaz. Ritoccato il massimo vantaggio. Sassari sta segnando tantissimo, 17 gol in 24 minuti dopo i 40 segnati contro il Campus Italia. Carpi continua a subirne uno sproposito, squadra che da 4 gare di fila subisce 32 o più gol. Picco in negativo toccato nella gara interna con Brixen, persa 42-29. Casa sulla mano di San Paolo, raccoglie Kerin che poi finge l'apertura, va verticalmente da Brzic. Gurbavaz, un'occhiata a Nardin, c'è Ceccarini sulla linea di passaggio e allora Sassari a gestire. Kerin, Gurbavaz, Brzic, Kerin, Gurbavaz, Brzic. Gurbavaz prova a sfidare Soria che riesce a stare con lui, anche con la collaborazione di Carabulea.
Brzić, Grbavac, chiedeva palla a Lilković, Grbavac tira sul contatto dell'avversario che non viene ritenuto falloso dai direttori di gara. I palleggi di casa. Carabulea, palla immaginifica quella con la quale si cercava Soria, recupera Sassari che corre via con Nardin che rimane a terra, si tocca forse all'altezza della tibia, sembra molto 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 dolorante Giovanni Nardin. Difficile valutare l'entità del contatto dalla nostra posizione. L'auspicio è che Nardin sia, o meglio abbia preso solo un grossissimo spavento, ma esce accompagnato fuori, non sulle sue gambe, e questa non è sicuramente una buona notizia per Sassari. È arrivato il cartellino rosso nel frattempo. Finisce in anticipo la partita di Serafini. Rosso e blu per il numero 6 di Carpi. Si prestano le prime cure in panchina per Giovanni Nardin, mentre Serafini abbandona il terreno di gioco lontano dalla telecamera di Cesare Donati. Nardin siede per ora in panchina, ghiaccio sulla caviglia, così ci pare di capire. Al momento del contatto sembrava toccarsi un po' più su. Dentro Del Rio per la Raimond. Spazio dunque per il classe 2004. 4 minuti e 10 secondi all'intervallo. Sosta prolungata al Pala Santoro tra l'infortunio a Nardin e il rosso a Serafini. ...18-13 per Sassari. Convalidato il gol di Nardin, che era passato un po' in secondo piano dopo l'infortunio occorso all'ala nativa di Oriago. Si torna a giocare, ultimi 4 minuti e altrettanti secondi nel primo tempo. Casa, Meiri, Coppola, Ceccarini. Meiri, Soria, Casa, lo aspetta Cherin, rallentato in qualche maniera il terzino di Carpi, dai 9 metri Soria, Meiri, Casa, Coppola, palla di ritorno per il 10, Meiri, poi Coppola, la deviazione, la parata di San Paolo, batte le mani la panchina di Sassari, che ha decisamente stretto le maglie in difesa.
Carpi ferma a quota 13 da un po', il vantaggio che si dilata, ora sono 5 le lunghezze di vantaggio per gli uomini di Echizuain. Del Rio, Gerbavac, Brzic, Kerin, Bronzo, 19-13, primo serio tentativo di fuga della squadra sarda. Che va a caccia di quella che sul campo sarebbe la seconda vittoria consecutiva. Calendario alla mano, o meglio risultati ufficiali alla mano, compreso il 5-0 a tavolino contro Conversano, sono 5 le vittorie della Raimond in fila. Ultimo KO arrivato su questo campo alla 14esima contro Merano. Meiri, Casa, palleggi del terzino che poi butta via il pallone, la porta è nuovamente vuota, questa volta Bronzo la trova. ...20-13... Meiri, Casa, Meiri, Soria, Casa prova a liberarsi con lo scavalcamento di Kerin, due minuti per lui, che riconosce l'entità del suo fallo. Finisce in anticipo il primo tempo di Kerin. Beltrami, Meiri, Casa, Sortino, Casa, ha capito tutto Brzic, ha recuperato Bronzo, dall'altra parte c'è Del Rio, Bronzo fa tutto da solo, 5 per lui, così come per Gerbavac. Partita che sta sfuggendo di mano a Carpi dopo un ottimo inizio. Sassari ha cambiato registro in difesa, Carpi ha smesso di segnare, interrompe la carestia ora Coppola, si arrabbia San Paolo. E lascia il posto a De Logu. Ali giovanissime ora per la Raimond, un 2003 e un 2004. Brzic, Alilković, Bronzo, 20 secondi per l'ultimo tiro del primo tempo. Brzic, Bronzo, Gerbavac, poteva andare al tiro, Gerbavac ne offre uno più complicato al suo terzino. Carpi però butta via il pallone, allora nuova chance per Sassari che chiude il primo tempo con il gol di Bruno Brzic. Ultimo tentativo sporcato da Bronzo che stava per beffare San Paolo, che comunque riesce a bloccare. Suona la sirena al Palo Santoru, si chiude il primo tempo tra Raimond e Carpi, 22-14 il risultato in favore della squadra sarda. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un po', ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta del secondo tempo da Sassari.
Amici di Eleven Sports, nuovamente live dal Palasantoro di Sassari, sta per iniziare il secondo tempo di Raimond Carpi, 22-14 il risultato in favore dei padroni di casa, che ora muovono il primo pallone della ripresa. Prima metà di primo tempo equilibrata, poi nella seconda parte Sassari è scappata via. Unica preoccupazione al momento per la squadra di Echiso Ain, scusate, sembrano le condizioni di Nardin, uscito nella prima frazione dopo uno scontro con Serafini, che ha causato il rosso al giocatore di Carpi. Burzic finta di andare da Lilkovic, il suo tiro è largo, ai frei da Coppola per Meiri. La ricezione, il tiro e il gol di Carabulea e di Carpi, il primo gol del secondo tempo. Gurbavaz, cambio di direzione, allarga per Del Rio, che si toglie la soddisfazione di segnare il primo gol in campionato. Sassari che ritrova il più 8, 23-15. Meiri, Coppola, Carabulea, Coppola, Carabulea prova a disorientare Gurbavaz, che lo ferma. Pallone ancora per gli uomini di Serafini. Meiri, Coppola, Carabulea, Ceccarini, poi Coppola, perso dalla difesa, va a segnare sul primo palo. Quarto per lui, miglior realizzatore di giornata per Carpi. Squadra ospite che ha bisogno di un break, di un parziale e soprattutto di subire meno rispetto a un primo tempo nel quale ha concesso 22 reti a Sassari. Burzic, Kerin, Gurbavaz, Kerin da Burzic, palla di ritorno, ancora Gurbavaz, si muove bene il pallone nell'attacco di Sassari, altra conclusione dolce di Damira Lilkovic che va a lobbare ai frei. 5 per Damira Lilkovic dopo la sontuosa prestazione, scusate, in doppia cifra offerta a Chieti contro il Campus Italia. Meiri, Coppola, Carabulea, Coppola cerca spazio tra Del Rio e Gurbavaz, trova il fischio arbitrale in suo favore. Meiri, Carabulea prova a liberarsi ancora con lo scavalcamento di Gurbavaz, è bravo a non farlo passare. Beltrami, Kerin, deve tirare Carpi, si va da Coppola, San Paolo a respingere, poi Kerin col tuffo a tirar palla su Beltrami, ha raccolto San Paolo, prova a correre Sassari con Gurbavaz il cui tiro manca di precisione, ai frei per Kerin che però non ha la maglia rossa. Burzic, Gurbavaz, Del Rio, Gurbavaz, Burzic, arriva camminando a Lilkovic, Kerin, Burzic, Gurbavaz, Kerin, Burzic, da Gurbavaz ancora Burzic, cercato a Lilkovic, strattonato in maniera anche vistosa da Beltrami. Burzic, Kerin ai 10, altra ottima presa di posizione di Damira Lilkovic, fin qui un rebus irrisolvibile per la difesa di Carpi. 6 per Damira Lilkovic, 9 di vantaggio per la Raimond. Nel prossimo turno i sardi voleranno in quella di Siracusa, mentre Carpi ospiterà Merano, impegnata nella corsa playoff, attualmente terza a quota 28.
c'è Carini, Carabulea, Coppola, Meiri, Coppola, Carabulea, sale dai 6 metri e tocca palla anche Soria. Meiri, Carabulea, Coppola, è alto il braccio degli arbitri, tira Coppola altissimo. Jurbavac, ancora Lilković, sempre Damira Lilković, dominante il giocatore classe 92 che con Bolzano ha vinto uno scudetto, una Supercoppa e due Coppe Italia. A proposito di titoli nazionali, anche due Coppe di Bosnia con la maglia dello Sloboda Tuzla per Alilković, miglior realizzatore della partita con le sue 7 reti. Dieci di vantaggio per la Raimond. Meiri, Carabulea, ha provato con il sottomano, se non abbiamo visto male Coppola, San Paolo ha parato, avanza in palleggio Brzić, Gurbava si allarga per Del Rio, due tiri, due gol per Giovanni Del Rio, fuga vera per la Raimond, è partita che rischia di finire con sensibile anticipo. Coppola scambia con Meiri, Coppola che va a posizionare Soria, poi Meiri, finta, mette palla per terra, colpito là dove non batte il sole Gurbavac. Brutti momenti, ma niente di preoccupante per Josip Gurbavac. È già in piedi e ora batte i piedi come spesso si fa per risolvere problematiche di questo tipo. Carabulea, Coppola, Meiri, Coppola, saltato Gurbavac, ancora traumatizzato, due minuti per lui. Lascia il campo Gurbavac, che ora andrà a recuperare in panchina quanto di più caro. Soria, Meiri, Coppola, Sortino, parte da lontano Coppola, si alza dai 9, cercato Meiri, Carpi che sfrutta immediatamente la superiorità numerica, ma la distanza è al limite dell'incolmabile. Brzić, Bronzo, continua a scendere l'età media della Raimond. Campo solo per un attimo però per Mura. Torna Muda. Bronzo. A Muda serve a Lilković. Brzić si alza il braccio degli arbitri. A Muda perde la maniglia. Recupera Beltrami, la porta è vuota e Soria colpisce la traversa. Delogu, Brzić, Alilković, Del Rio, Amuda, Brzić. In gestione la Raimond. Bronzo, ora la terzino con Delogu e Del Rio sulle ali, Alilković pivot, altro terzino Muda, Brzić in cabina di regia, lavora male con il corpo Alilković stavolta in quello che forse è il primo errore della sua partita. È entrato l'altro ai Frey Selmi,
Carpi che continua a fare una fatica tremenda a segnare, ancorata a quota 17 dopo 38 minuti, quasi 39 di partita. De Logu, Bronzo, Brzic, Amuda, Brzic, De Logu, Bronzo, Brzic, spintonata da Meiri, a terra Lilković, lontano dalla palla. Brzic schiaccia a terra per Lilković, altra ottima presa di posizione, bella palla di Brzic, tiro viziato dal fallo, 7 metri per la Raimond, dovrebbe arrivare a Muda, così è. Amuda contro Aifrein, ma prima la chiazza di sudore da rimuovere. Altre partite di giornata: Bolzano Pressano, Merano Campus Italia, Fondi Conversano, Rubiera Romagna, Brixen Siracusa e Fasano Cassano Magnago. Solo Brixen sembra certa del posto playoff, poi ci sono verosimilmente 6 squadre per gli altri 3 posti. In ordine di classifica con Versano, Merano, Fasano, Sassari e Pressano, che sono 5, non 6. A bersaglio a tema Muda nel frattempo. 50 tondi tondi per lui in campionato. 3 oggi, da sommare i 47 precedenti alla gara odierna. Meiri, Coppola, è tornato a casa Carabulea, spazio per Coppola che colpisce la traversa. Coppola che è rimasto a terra, Sassari può approfittarne con Amuda, la potenza di Amuda, Aifrey tocca ma non basta, 29 per Sassari, che rischia per Carpi, ovvero per Carpi chiaramente di ritoccare la miglior prestazione offensiva in termini di reti segnate. Sassari che ne ha segnato 40 contro il Campus Italia sia all'andata che al ritorno. Oggi siamo a 29 e mancano ancora poco meno di 20 minuti. Va a sedersi in panchina con il ghiaccio sul ginocchio Coppola, zoppica vistosamente, un infortunio per parte, nel primo tempo si è fermato Nardin, ora si ferma Alex Coppola. Carabulea, Meiri, scambiano 4-9, Casa, Beltrami, Carabulea, Casa, prende posizione Meiri, tira, para San Paolo, prima il fallo, 7 metri Carpi. Meiri che quasi chiede il permesso per battere il 7 metri. Uno contro uno con Valerio San Paolo. Un paio di finte, la palla che gonfia la rete. Secondo gol in campionato per, scusate, secondo gol quest'oggi per Meiri, quarto in campionato, e quest'oggi eguaglia il bottino precedente all'inizio di questa partita. Amuda,
Brzić, Amuda, Alilković, Amuda per Bronzo, Brzić, la finta, poi Bronzo, palla un po' bassa per Amuda, persa per la Raimond, prova a correre Beltrami che si libera di Brzić. Ancora 10 da difendere per Sassari. Brzić, Amuda, taglio di Del Rio che si posiziona sui 6 metri, c'è spazio per Amuda, tiro potente ma largo, riparte Carpi con Carabulea, nella soffia via Lilković che scambia con Bronzo, un palleggio, conta i passi a Lilković che oggi non ha sbagliato praticamente mai, figuriamoci se ne sbaglia uno così facile. 30-19, casa, deviazione, angolo. Sassari che con la vittoria di quest'oggi salirebbe, o se preferite salirà, a quota 27 in classifica. Casa, troppo facile. Eccolo Mura, adesso sì che è il suo momento, dentro anche Pintori, ora la Raimond è giovanissima. Bronzo, Mura, Amuda, Pintori, Bronzo, Amuda, a bersaglio. Beltrami da Meiri, Carabulea, Casa, Sortino, Meiri, Carabulea, prova a liberarsi di Kerin, Carabulea che aveva comunque trovato il gol, ma prima l'intervento degli arbitri. Beltrami, Casa, Meiri, battuto a Lilković, tarda l'arrivo di Amuda, Meiri a bersaglio un'altra volta, 31-21. Siamo entrati nell'ultimo quarto di partita. Anche Carta in campo. Ora l'unico anziano è Amuda, perché anche se Bronzo è ormai giocatore di livello, è pur sempre un classe 2000. Amuda ai 10, offre una linea di passaggio Pintori, Mura regala palla a Ceccarini che scappa via dall'altra parte, prova ad accorciare Carpi. E Kiswain tutt'altro che contento per lo sviluppo dell'ultimo attacco. Mura, Pintori, Bronzo, Amuda, cambio di direzione, battuto Beltrami, segna ancora Amuda, Meiri prova a rispondergli e lo fa. Ora si segna tanto. Mura, Bronzo, Pintori, Delogu, Mura, Amuda, Mura, Bronzo, Mura, Amuda,
Muovono palla centrale terzini della Raimond. Amudai 10 metri, un'occhiata a Pintori. Amudà la lascia lì per Bronzo. Sotto passivo l'attacco di Sassa, di Mura. Va a buttare via il pallone Meiri. Pintori con il blitz ad anticipare Beltrami, a prendersi gli applausi di pubblico e panchina. Mura, De Logu, tanto spazio per l'ala sassarese. Segna Andrea De Logu. 9 giocatori a bersaglio per la Raimond in questo pomeriggio. Ci aspetta un lungo garbage time di 12 minuti e mezzo circa. Casa, Carabulea, Meiri, Sortino per Casa. Palla allargata all'ala per Ceccarini, trova solo il legno. I palleggi di Amudà. Mura, Bronzo, Mura, Amudà, Pintori. Amudà, Bronzo, sfidato e battuto a casa. Fischio contro Pintori. Aifrey fa ripartire i suoi, Carabulea e Meiri in tandem. Casa rallenta Bronzo, Meiri. Meno 9 Carpi, che prova ad addolcire una sconfitta che salvo clamorosi arachidi sassaresi sempre più vicina. Amudà ha ricevuto e ha reso palla a Bronzo. Mura, Amudà, Pintori, Mura, cambio di direzione contro Casa, segna Alberto Mura. 10 a bersaglio per Sassari, altrettanti di vantaggio. Ora Carabulea, Meiri, Casa, palla arretrata per Sortino che si deve impegnare per tenerla viva. Poi trova l'intervento arbitrale che concede a sé e ai suoi compagni un'altra opportunità in attacco. Carabulea, Casa, Meiri, Carabulea dai 10, San Paolo indovina l'angolo, para, raccoglie Mura, Bronzo, Amudà, chiama palla Lilkovic, stavolta la girella è neutralizzata dai Frey, bravo a intuirne le intenzioni. Casa si libera di Lilkovic, che lo rallenta anche se in maniera non regolare. Casa, Meiri, Carabulea, forza Casa. Fischio ritardato degli arbitri, ricordiamo copia arbitrale di giornata, quella composta da Fato e Guarini. Gara che si trascina stancamente verso l'epilogo. Casa, Meiri, continua a segnare il tunisino, classe 98. Amudà, da un tunisino all'altro, 7 per Atem Amudà. Arriva il time out chiamato dalla panchina di Carpi, 35-25, 8-41 al termine, time out in campo, piccola pausa anche per noi.
Nuovamente in campo Raimon Sassari e Carpi, ultimi 8 minuti e mezzo abbondanti di questa gara valevole per la 20ª giornata della Serie A Gold. Meiri, Carabulea, Casa si accentra dopo aver ricevuto Dall'Olio, poi tira e trova un gran gol Carabulea. Ha trovato un grande angolo qui il numero 9. 35-26. Torna Pintori per Alilković. Pronto a rientrare Coppola, questa è sicuramente un'ottima notizia per Carpi. Mura, un paio di cambi di direzione, bella giocata di Mura. Ha parato ai free. Carabulea butta via il pallone, infrazione di passi sanguinosa, poi Pintori lo spintona via Meiri. E Pintori che tutto sommato la prende con filosofia. Mura, Bronzo, Amuda, Mura, Bronzo, Pintori, Bronzo, finta di andare da Muda, paio di palleggi, poi tentativo di andare da Pintori e trova il contatto falloso, 7 metri. Per carta. Duello con Selmi ai frame. Una finta. La palla che non trova il bersaglio. Non trova la via del gol Riccardo Carta. Applausi di incoraggiamento da parte del pubblico del Pallasantoro. Beltrami, Carabulea, Coppola, fuori ai frei, dentro Casa. Beltrami, Carabulea, Casa. Carabulea non controlla, la porta è vuota, San Paolo non se ne accorge, è tornato ai frei, Carta. Palla bassa e Kerin riesce comunque a controllare. Mura, Alilković. Amuda. Bronzo. Sassari ha gestito gli 8 gol di vantaggio maturati nel primo tempo, toccando anche la doppia cifra, ora ne ha 9. A punto di vantaggio, Bronzo si alza e li fa diventare 10. Coppola, Carabulea, Casa, disorienta Kerin, fallo a Lilković che si scusa con l'avversario. Ancora Casa, Carabulea, tiro deviato da Kerin, angolo. Casa, si muove Beltrami, pescato dal suo terzino, para San Paolo. Alilković imbeccato da Kerin, si rende conto dell'inferiorità numerica, rallenta e gestisce. Mura, Amuda, Carta, Amuda, Mura. Amuda. Ribalta per De Logu,
che deve fare un miracolo per tenere in campo un pallone non troppo preciso, non gli riesce. Palla Carpi, Carabulea, Coppola, da lontano Coppola, altra parata di San Paolo che poi fa correre Pintori con una palla di precisione estrema e arriva la gioia del gol anche per Alessandro Pintori, secondo per lui in Serie A. Palla di precisione estrema quella servita da San Paolo, più 11 Raimond. Tre minuti e mezzo al termine, Carabulea, altro bel gol del 9 di Carpi. È attenta a quota 50 in campionato, gliela manca uno. Carta a Muda, Mura, Bronzo, Mura, Amuda, anticipato per un attimo Beltrami. Amuda stavolta meglio per De Lugu, stavolta però sbaglia l'ala in qualche maniera, o meglio in una maniera o nell'altra non dialogano bene Amuda e De Lugu. Prima l'errore di Amuda, ora l'errore di De Lugu, scusate, in ricezione para San Paolo sul tentativo di Dall'Olio. Spiccioli da giocare. Bronzo, Mura, Amuda, palleggia Amuda, Bronzo col sottomano vincente. Sassari sempre più vicino alla quota 40, abbiamo già ricordato che è il massimo in stagione in termini di gol segnati, 40-20 contro il Campus Italia su questo terreno di gioco, 40-30 nell'ultima di campionato a Chieti. Carpi che continua a subire uno sproposito di gol dopo i 42 incassati nella gara contro la capolista Brixen. Bronzo, Mura, Amuda, Mura, sale Pintori, apre spazio a Mura, poi Amuda con la finta, la parata di Eifrey. Beltrami riceve spalle alla porta, come si direbbe in un'altra disciplina, poi il gol di Carabulea che rimane a terra toccandosi un ginocchio. Non sembra niente di particolarmente preoccupante per Carabulea. ...38-28... ormai da un po' da stabilire solo il punteggio finale. Mura, Amuda, Mura, Bronzo, Mura, Amuda, Bronzo, si alza Bronzo, aggressivo Coppola nel duello tra numeri 11. Bronzo sposta Pintori, sfida a casa, cerca Pintori, non lo trova, raccoglie Carabulea. 30 secondi per l'ultimo tiro di Carpi. Beltrami, palla che si stampa sulla traversa, si impenna, raccoglie a Carta, Amuda, Sassari che rimarrà dunque sotto quota 40. Carta schiaccia a terra per Pintori, tocco di Ceccarini ritenuto regolare dagli arbitri. Carpi che addolcisce la sconfitta con il gol di Dall'Olio. 5 secondi al termine, Sassari che lascia lì la palla che muore sul terreno di gioco del Pala Santoro. Suona la sirena, vince la Raimond, lo fa con il punteggio di 38-29. Con questa vittoria gli uomini di Echisoain salgono a quota 27 in classifica e continuano, proseguono
la loro rincorsa a una piazza playoff, rimane invece invischiata nelle zone calde della classifica Carpi a quota 7. Io ringrazio Cesare Donati per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi la sfida odierna dal Palasantoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond Sassari 38, Carpi 29. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.